Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Warhammer 40.000 Gladius. Allora ragazzi, proprio quando pensavamo che stesse andando tutto discretamente bene, ecco che improvvisamente il disastro assoluto. Arriva un attacco tremendo da parte dei Necron gialli, e il bello è che la missione consiste nel dover portare The Doom esattamente qui. E devo farlo entro 8 turni. Non so proprio come lo farò. Oddio, in realtà mi è venuta in mente una cosa. Effettivamente potrei pure, con un po' di fortuna, magari passare di soppiatto o qualcosa del genere. Se questi non vengono tutti cancellati, tipo, di soppiatto potrei riuscire forse ad arrivarci. Però è, cioè, virtualmente un po' complicatino. Ecco, adesso finite il turno chissà che succederà adesso. Ecco, infatti. Beh, se non altro. Oh, porca miseria, questo è... Si sono moltiplicate le unità da quest'altra parte. Ciao, ma ciao proprio. Sì. Allora. Proviamo. Allora, questi, vabbè. Teniamoli qua nella speranza che possano magari sopravvivere in qualche maniera. Dovrei colpire l'Octan qui. Madonna, ma c'è un altro monolite ancora da questa parte. Un altro Octan! Oh mio Dio! Oddio, quasi quasi sarebbe il caso. Ma almeno abbatto quest'arca, sì. Speriamo che esca qualche unità presto, sì. Vabbè, sì, due turni escono i guerrieri, ma... Via. Allora, qui adesso, come la facciamo funzionare questa cosa? Io mi dovrei levare da qua, a dir la verità. Sì, i guerrieri tirani di questo gli fanno poco e niente, purtroppo. E se poco poco mi muovo... vabbè, questi sono andati. Virtualmente andati. Quindi... temo ci sia poco da fare. Madonna. Questo lo tengo qua nella speranza di poter recuperare un pochettino di vita. Allora, aspetta però. Se faccio così. Ok. Così. Questo lo butto giù. Quest'altro gli faccio molto male. Questo qua... Eh no, perché muoio. No, niente di tutto questo, no. Questi muoiono pure. Se mettiamoli qua... sì, mi sono già finito... la possibilità di... sì, già. Broadnest e Broadhound, ma tanto temo sia inutile. Ragazzi, ve lo dico, qua non andrà a finire bene. La mia unica speranza è riuscire a sgusciare via piano piano 4-4 proprio.
Sì, Ale, ma proprio Ale. Aia. Sono dentro le tra virgolette mura, quindi dovrebbe farmi un po' meno male. Anche se beh. Allora, Annihilator Badge. Allora, dovrei riuscire a distruggerlo in questa maniera. Wow, no! Vabbè. Che miseria. No, non so, non so che fare. Ma se mi avvicino mi arrivano i colpi di quest'altri, cioè un... Madonna mia. Guarda che roba. Ma quanto male gli faccio? Ma è abbastanza, effettivamente. Ah, gli zoantropi... Ma non mi posso neanche avvicinare lontanamente lì, proprio, cioè... Guarda, meglio... Meglio che provo ad andarmene. Oh no, aspetta. Se questi arrivano qua, mo? E io che faccio qua? Ma guarda che roba. Sono tre obelischi, un monolite e quest'altri. Cioè, non riesco neanche a uccidere questi altri in un turno solo. Vabbè, oh. Ripeto, la mia unica speranza a sto punto è fare così. È la sola cosa che posso sperare di fare. No, vabbè, vabbè. Ciao. Ciao proprio. Cioè, ma proprio ciao. Ma proprio ciao. È andata, ragazzi. Temo sia proprio andata. Non vedo in che modo posso uscirne. Già. Facciamo questo. E questo. Indietreggio una cadessa. Ma non era un monolito? Adesso anche un obelisco? Qualcos'altro? Allora, sono arrivati ai guerrieri tiranidi che utilizzeremo come punta spilli. Allora, indietreggiamo. E proviamo a colpire questo. Almeno lo buttiamo giù. Questo se lo lascio qua diventa un punta spilli pure. Quindi io potrei provare a indietreggiare. Però poi finisco qua in... Allora, vabbè, tipo offriamo in sacrificio questa unità di guerrieri tiranidi. È l'unica cosa che mi viene in mente di fare, veramente. Non lo so, raga. Non lo so. Proprio non lo so.
Mi devo confidare che non ho idea di come risolvere questa situazione. Non ce l'ho. Vabbè, sì, ok. Non so proprio come posso uscirne, non lo so, non lo so proprio. Ah, ok, c'è anche un'altra unità che mi attacca da sotto, mi pare giusto. Cioè, ma che cos'è? I Necron rossi, che cosa stanno facendo esattamente? Ah, giusto, sì, sono usciti quelli dei Tiranidi, quindi... Ah, vabbè, esce un Tyranid Prime il prossimo turno. E... Ok, va bene. Sì, però, ripeto, secondo me è inutile. Ripeto, questi li ho offerti proprio in sacrificio, nella speranza di... purtroppo questo tira tre caselle, lo so. Non c'è molto che io possa fare. Devo rimanere fermo qua. Allora, esce un Tyranid Prime da qua. Però, in sostanza, in realtà, cioè, che posso fare? Ok, beh, livello 7 comunque. Quindi magari facendo così... beh, perfetto. Mi sa che muore il prossimo turno, non vorrei dire niente, ma... Mo perché non posso... Ma che sei matto, ma neanche per idea. Boh. No, devo rimanere fermo qua. Colpiamo il monolito. Monolite. Ah, arrivano dei guerrieri. Abbastanza inutile in questo contesto, però. Sto facendo cose a caso, ragazzi. Allora, io... Forse il giro ancora più largo, ma è... È impossibile, non ce la farò mai. Che c'è sicuro qualche altra unità di qua, capito? Io sto con due Tyrannofex e Zoantropi, cioè non c'ho cose da corpo a corpo, non c'ho più niente. E qui c'è sicuro qualcos'altro, qualcun altro, qualche altra cosa, non... Vabbè, se non altro posso fare così. E questi se ne vanno. Poi potrei provare a vedere se qui c'è qualcuno e magari mandarci The Doom qui e magari utilizzare la città come scudo, che magari potrei pure perdere, però con la sfiga che mi ritrovo mi attaccano i Necron rossi. Vorrei tirare, sì, no, vabbè, 9 turni, buongiorno. Già, vabbè. E quello mondo dove spunta fuori. Non era abbastanza così, no? Questi mo? Dove sono scappati fuori?
Vabbè, giustamente. Sto andando completamente a caso, cioè veramente. Veramente completamente a caso. Nella speranza di riuscircela a portare. Tre turni ho. O vado diretto oppure ho perso. Allora, proviamo a colpire l'arca, va. Che è di gran lunga la cosa che posso colpire più facilmente. E questi si sono tirati indietro, non so perché. Ok, posso fare così. E con un po' di fortuna la distruggo. Ok. Bene. Allora. Questi sono i danni. Vabbè. Ovviamente tutta roba inutile, cioè proprio completamente. Attacchiamo, dai, tanto voglio dire, non è che c'è molto da fare. Sì, c'è Overwatch, ovviamente. Mi fanno del male. Almeno un po' di male gliel'ho fatto. Zoantropi? Un altro di questo? Sto spendendo tutto quello che ho e... così. Ok, cos'altro posso costruire qui? 20 su 28, richieste 29. Bene. Vediamo la ricerca. Facciamo questo? Ok. Mo vediamo che succede adesso, cioè. Beh, ovviamente distruggono la città. Come poteva andare diversamente da così? Come poteva andare diversamente? Come? Come poteva? Come poteva non succedere questa cosa? Come? Mi ci viene da ridere, raga. Cioè, veramente. È esilarante questa cosa. Cioè, tremendo, tremendo veramente. Ah, è arrivato un Trigon, che però è veramente inutile in questo contesto. Oddio. Oddio, tanto inutile non è, effettivamente. Ok. Spazzali via. Vediamo. C'è modo di colpire. Tiriamoci indietro. Tiriamo indietro anche questo. Oh, dove vai? Colpisci, vai. Ok. Ok, torna un attimo indietro e guarisci perché almeno un turno, cioè qualcosa del genere, perché se succede qualcosa a te è la fine assoluta e totale proprio. Guariamo gli zoantropi e tu, boh, non lo so. Non lo so, ti ho fatto così tanto per. Wow, attenzione. Ah, ecco, beh, sì.
sì. Mi sembrava strano. Ma posto. Vabbè, il prossimo turno muore. Mettiti qua. Ora, ragazzi, io che posso dire? Allora, adesso con gli zoantropi muoviamoci di qua e sicuramente troveremo questi e moriranno tutti. Dopodiché muoviamoci qua. The Doom fino a dove può muoversi? Ah, bene. Vabbè. È finita, ragazzi. Virtualmente è impossibile che ne esca vivo. Sì, due turni. No, no, ecco, adesso è matematicamente impossibile. Questo non levo assolutamente niente, questo assolutamente niente. Quei pretoriani, boh, qualcosa. Adesso moriranno tutti male. Io lo so già, questo. Per te, magari... No, no, decisamente no. Tiranno, Fex. È chiaramente finita, ragazzi. Adesso matematicamente non ce la farò. Adesso qua... Ma sì, questi si rigenerano. Ovviamente l'obelisco mi attacca e mi spolpa. Ok. Ed ecco qua. Guarda, guarda che roba. Qualcos'altro? Bene, questo è morto. Questo... Vabbè. Sto facendo cose a caso, ragazzi. È proprio... Detta francamente. Detta francamente, è finita e sto facendo cose a caso. Sto provando a giocarmi qualche carta. Ecco, non sono riusciti neanche ad arrivare a fare danni. Sì, vabbè. Un'altra arca ancora adesso. Questa prima non c'era. Benissimo. Sono anche tutti altissimi di livello. Ah, può attaccare la città, grazie. Vediamo. Proviamo a vedere chi c'è qui. The Doom non si può muovere da qua. Ah, a posto. E adesso l'ho pure esposto bene. Bene. Ok. Sta a vedere che muore que- ciao. Ciao, 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 ciao. È finita. A posto. Andata. Sconfitta. A posto. Ragazzi, così è andata. E vi dico subito dal più profondo del cuore, non ho intenzione di farne un'altra, neanche proprio per idea, neanche per sogno, perché boh, cioè vabbè, alla fine mi sto anche un pochettino annoiando, perché alla fine abbiamo esplorato la fazione, siamo alla
esattamente 33esima puntata di questa serie. Abbiamo già fatto la serie, ho fatto la recensione, eccetera. Volevo solo esplorare la fazione. Certo, sono un po' triste della fine ingloriosa assoluta. Ecco, probabilmente chiamerò questa puntata fine ingloriosa, così. Però vabbè, insomma, è andata così. Sono stato completamente maciullato in una maniera, mi hanno tritato. Oh, ma questa è difficoltà normale? Va bene, alla faccia. Va bene, ragazzi, questo è quanto. Purtroppo questa serie si conclude così, con una sconfitta di quelle brutte brutte. E però non so proprio cos'altro farci. Ho fatto del mio meglio e mi hanno completamente tritato. E posso anche dire che sono stato un po' sfortunato in molti casi. Ho fatto degli errori, sono consapevole assolutamente di questo, ma posso dire che sono stato sfortunato, che nel momento in cui forse potevo sgalisciare via e avere l'ultima speranza, in quell'esatto istante mi hanno attaccato anche i Necron Rossi. Cioè, è una cosa proprio fuori di testa. Quindi, ragazzi, la serie finisce qua, d'accordo? Capisco che possa essere un pochettino una delusione per alcuni, senza dubbio lo è per me, però questo è quanto. E vi ripeto, non ho intenzione di farne un'altra. È il momento di archiviare questo gioco e di passare ad altro, perché ci abbiamo dedicato 33 puntate e più recensione ovviamente, e mi sembra tutto più che sufficiente. Quindi, gente, ripeto, finisce qui. Spero che comunque, in una maniera o nell'altra, questa serie vi abbia divertito, interessato. Cioè, questo DLC dei Tiranidi effettivamente ti dà una fazione con delle particolarità in più. Ma c'è anche da dire che alla fin fine il meccanismo core del gioco è sempre lo stesso, non è completamente rivoluzionato, quindi sapete che è una fazione come le altre alla fine. Comunque sia, volevo provarla, volevo portarvela sul canale, l'abbiamo fatto, la campagna si è conclusa malissimo, però abbiamo visto la fazione, ok? Abbiamo visto praticamente tutte le unità, in una maniera o nell'altra. Quindi, se volete giocarci anche voi, sapete un pochettino che cosa aspettarvi e, in ogni caso, spero che la serie vi abbia intrattenuto in qualche maniera. D'accordo, ragazzi? Quindi, per oggi è tutto. E mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi è piaciuta la serie che con oggi definitivamente si conclude. E qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale e anche il link alla playlist completa di tutto quanto Warhammer 40.000 Gladius. D'accordo, ragazzi? Noi ci vediamo con un altro gioco presto. Bella per tutti!